Volevo chiedere una domanda a Grossi. Perché Dino rifiuta in questo modo l'asfalto, che forse simboleggia la modernità, il moderno, lo fa soltanto perché è affezionato ai suoi ciottoli o proprio perché rifiuta di andare avanti, diciamo? Intanto voglio mettere le mani avanti io sulla questione dell'asfalto. Io amo molto andare in moto, quindi la mia vita senza l'asfalto sarebbe molto infelice, insomma, molto più infelice di così almeno. Quindi insomma, il mio non è un volantino contro l'arrivo della modernità, eccetera. Questo perché, come diceva prima, mi viene spesso spesso appiccicata questa cosa. E io non sono nemmeno così convinto che Dino, alla fine dei conti, magari lì per lì, ma sia disperato all'idea che arrivi l'asfalto in assoluto. Cioè, il gigantesco dramma di Dino, a parte la delusione ovviamente immediata, cioè lui ha sempre messo giù i ciottoli, e immaginiamoci, a me l'idea dei ciottoli, prima erano San Pietrini, per cui ce ne sono tanti anche a Firenze, insomma, via Roma ne parliamo, il Porfido. In realtà l'idea dei ciottoli mi è venuta passeggiando per Mantova. Sono come ciottoli di fiume, no? Incastrati per terra. Ora immaginiamoci tutto il centro di Mantova pavimentato d'asfalto, sarebbe un disastro assoluto. Casualmente, peraltro, avevo finito la prima stesura, quindi ancora era scritto su quaderno tutto il libro. Avevo appena finito la stesura, due settimane dopo vedo un articolo sul giornale di Firenze che diceva che c'era una rivolta in via Ghibellina, una strada del centro di Firenze, perché volevano asfaltare. Io dicevo: andiamo così, questo me la ritaglio, la rivendo al primo incontro, eccetera. Io credo che, al di là della delusione immediata di Dino, il dramma di Dino reale sia un qualcosa che arriva e incrina quest'ordine perfetto in cui lui viveva. L'arrivo non è tanto in realtà l'arrivo dell'asfalto, è l'arrivo di un qualcosa che poi in quel caso è anche non a caso, diciamo, insomma, io non è che ci ho pensato neanche prima, ma insomma quando poi l'ho riletto, il fatto che fosse nera, il fatto che fosse vischiosa, il fatto di quest'idea viene chiamata il vomito del diavolo, viene chiamato questo cancro che avanza e mangia tutto, ti dà l'impressione, al di là della modernità, di un qualcosa che viene a incrinare delle regole di un luogo perfetto. In realtà anche il figlio, questo è, cioè il dramma, il gigantesco dramma di Dino, come dicevo prima, è rapportarsi a un mondo che improvvisamente non è più riconoscibile, non è più interpretabile, non è più determinabile. Quindi quello che fino all'ora ieri è faccio tre passi per andare a B, da un momento all'altro diventa faccio tre passi per arrivare a Y. E non so come ci sono arrivato, perché è arrivata una ventata nel mezzo che mi ha come spostato la terra, e io non so come ci sono arrivato, cosa che all'essere umano capita tutti i giorni. Cioè, noi ci possiamo convincere finché ci pare che noi sappiamo dove andiamo a parare, che il nostro mondo poggia su regole che possiamo interpretare e determinare. Questo non è così. Cioè, all'inizio del libro quello magari sembra un po' lezioso, però in realtà il principio di indeterminazione che c'è all'inizio del libro, che viene dalla fisica quantistica, è in realtà questo. Nel 1927 uno scienziato, Werner Heisenberg, ha stabilito che c'è un muro oltre cui noi non si può sapere cosa accade. Niente. Questo determina che tutto ciò che noi abbiamo intorno, questa sedia, questa bottiglia, a un livello fondamentale risponde a leggi che noi non siamo in grado di interpretare e determinare. Questo fa saltare tutta la realtà per aria. Poi questo, messo macroscopicamente, a Dino che arriva all'asfalto e gli si incrina al mondo e lo distrugge. Però questo arriva quotidianamente. Purtroppo credo che lui reagisca in questo senso alla modernità. Scusa, ora poi magari sto diventando noioso, però me lo perdone. La modernità per me non è tanto il problema dell'asfalto, perché, come ripeto, se non ci fosse l'asfalto io potrei strusciare i ginocchi in terra al Mugello quando vado a girare con la moto. Quindi sarebbe. Il problema della modernità è l'idea idiota che noi si l'illusione idiota che noi si possa interpretare il mondo, e che con la nostra testa e la nostra logica si possa interpretare il mondo. Questa è l'illusione gigantesca della modernità, e è questo che lui gli sbilenca tutta l'esistenza. L'asfalto vero del libro è questo. Pietro, un attimo dopo aver detto che non sei affatto contro la modernità, altrimenti non potresti sfrecciare in moto
al velodromo, non in strada, come hai detto. Hai anche però accennato al fatto che eri a Mantova nel momento in cui il libro era ancora su un quaderno. Ciò vuol dire che non usi il computer per scrivere? Sì. Sì, io scrivo a mano, ma guardate, non c'è un particolare romanticismo, è semplicemente che così mi viene meglio. Cioè, ho scritto a computer per un sacco di anni, io scrivo da quando ho 8 anni, all'inizio mi piaceva scrivere sulla macchina da scrivere, una vecchia Olivetti di mia mamma, poi è arrivato il computer a casa e sono stato folgorato dall'idea del computer, ho scritto per 10 anni al computer e poi a un certo punto mi sono reso conto, più di 10 anni, 15 anni avrò scritto al computer. Poi niente, poi facendo a cazzotti con questa attività mi sono reso conto che se scrivevo a mano mi veniva meglio. E quindi sì, poi la cosa più faticosa in realtà non è stata tanto scrivere a mano quanto trovare la penna giusta, devo essere sincero. Se scrivo con una Bic nera, ho provato a scrivere con la stilografica, è un disastro, perché se scrivi con la stilografica ti sembra dove scrive capolavori tutte le volte, e invece meglio di no, perché tanto non accadrà. Hemingway, che è un mio grande maestro da questo punto di vista, che mi ha insegnato un paio di cose e mi hanno cambiato la vita molto. Lui scriveva a matita, quindi dico: Hemingway scrive a matita anch'io, ma c'ha delle rotture di scatole pazzesche. Scusate se ogni tanto mi dovesse scappare, intanto non è che c'è scuola. Sono stato in un paio di scuole private dove dovevo continuamente chiedere scusi Don Giulio, scusi, mi scappa. La matita è un disastro perché a parte sembra di avere il calamaio, la devi riappuntare di continuo. E poi io non so, Hemingway che dice era un gran pugile, deve essere vero, perché per scrivere con una matita ti ci vuole un braccio a questo modo. Cioè dopo 2 pagine, io scrivo molto veloce senza mai fermarmi, dopo 2 pagine scrivi con una matita, ti viene non ce la fai più a muoverla. Quindi la buona vecchia Bic, che è come la Panda, insomma, da Bosca e da Riviera. Cioè, tradisce mai, arriva dappertutto.